sono presidente del Consorzio Sportivo Pianacci dal 97, da quando si è costituito, essendosi calato perfettamente nella realtà che circonda la struttura, quindi la realtà del CEP, necessariamente ho dovuto far conto con i problemi del quartiere. La Pianacci può essere un buon contenitore per occupare le giornate di questi ragazzi e di questi bambini. Prendo come mia la definizione che ha dato l'assessore Borzani su questo tipo di operazione. Lui l'ha definita sotto due aspetti: un'opera di bonifica sociale per il quartiere e un'operazione di alfabetizzazione geografica, cioè un modo come un altro per far conoscere attraverso iniziative positive il nuovo volto del CEP. La cittadinanza attiva è un concetto che sempre più deve prendere piede, perché in un mondo complesso e variegato come questo, soprattutto in quartieri come questo che hanno grossi problemi di disagio reale, non si può pensare e pretendere che le istituzioni pubbliche possano arrivare a dare delle risposte a tutto. I volontari è gente che ha voglia di impegnarsi, che ha voglia di entrare in contatto con la realtà in cui vive. I volontari a volte sono dei pazzi, perché dedicare magari 10 ore della propria giornata, rinunciare a un sacco di cose, avere magari problemi, so, con la moglie che dice oggi non mi porti dal tal posto perché devi fare questo, quell'altro, eccetera, una vena di follia ci deve essere. Il volontariato ha una cosa che non esiste più nel mondo, che è gratis.